Lucilla e io abbiamo pensato di ricordare insieme Marisa Pitaluga perché tutte e due abbiamo condiviso con lei l'attività professionale e istituzionale come dipendenti del Ministero di Giustizia. Quando io sono stata assunta nel novembre del 55, frequentavo ancora il terzo anno del corso di diploma in servizio sociale al CEPAS. Il giudice Uberto Radelli, che allora vi insegnava diritto minorile, mi scelse insieme a studenti di altre scuole. Allora, eventi del genere, che oggi sarebbero considerati un miracolo, ancora accadevano. E così era accaduto a Marisa, attorno al 1949, quando lei frequentava la facoltà di giurisprudenza e contemporaneamente la scuola di servizio sociale della Sapienza, che noi chiamavamo affettuosamente la cosiddetta scuola di Bonzo. A quel tempo i migliori studenti di servizio sociale, cioè nel 49 a Roma, furono cooptati per avviare la sperimentazione di un nuovo servizio e precisamente venne loro dato il compito di svolgere indagini sulla personalità dei ragazzi in osservazione o in attesa di giudizio a Porta Cortese, ossia nell'Istituto Aristide Gabelli, il complesso che allora comprendeva il carcere minorile e la prima sede del Tribunale per i minorenni. Inoltre, gli studenti assistenti sociali dovevano fornire assistenza ai ragazzi ritenuti recuperabili senza collocamento in casa di rieducazione. Questo esperimento era coordinato da una commissione di cui facevano parte a pari titolo esponenti prestigiosi, i docenti di servizio sociale Maria Calogero e Monsignor De Menache, rappresentanti degli enti assistenziali, dei ministeri dell'interno e della giustizia, i professori Ponzo e Di Tullio, e un assistente sociale inglese esperto di lavoro di gruppo, Richard Hauser dell'UNRRA, il procuratore presso il Tribunale per i minorenni e il giudice Guido Colucci. Nacque così il Centro Distrettuale di Roma, cioè l'insieme degli istituti e dei servizi dipendenti dal Ministero della Giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'Appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta e per carattere e al trattamento e alla prevenzione della delinquenza minorile. Di questi istituti e servizi faceva parte l'Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale di Roma, che appunto a Roma era ubicato in via Giulia 52, nell'edificio che attualmente è sede della DIA. Questo ufficio fin dall'inizio ebbe la direzione di un assistente sociale e dal 1954 ebbe anche un'attività di supervisione professionale, pure svolta da un assistente sociale, sia per i neoassunti che per i tirocinanti. In quell'ufficio Marisa ebbe un ruolo speciale, fino allora mai sperimentato, quello di collegare il servizio con la complessiva struttura del Tribunale per i minorenni e con i singoli magistrati. In una collaborazione tecnico-funzionale e gerarchica, un ruolo che Marisa ricoprì con l'autorevolezza derivata dall'originalità del suo pensiero, dalla cultura e competenza sempre accresciute per la conoscenza di modelli professionali anche internazionali. In tal modo contribuì contemporaneamente sia a dare lustro al livello tecnico di tutto l'ufficio, sia ad attribuire alle due istituzioni pari dignità pur nelle diverse competenze. La collega Castelfranchi è entrata nell'ufficio prima come tirocinante e poi come vincitrice del concorso pubblico svolto attorno al 1976. In quel periodo Marisa era tornata operativa a tempo pieno nell'ufficio, ma sempre con un pensiero fortemente critico nei confronti delle prassi che col passare del tempo andavano sempre più consolidandosi, rendendo la struttura assai diversa dallo spontaneismo, dall'impegno senza condizioni
dal desiderio di contribuire alla ricostruzione del paese che avevano caratterizzato il lavoro sociale nell'immediato dopoguerra. Marisa era spesso divergente dai criteri adottati dalla direzione dell'ufficio. Cito un particolare. In quegli anni lei scriveva per Rinascita, il periodico politico-culturale del Partito Comunista. A noi questa attività era vietata senza previa autorizzazione del Ministero. E lei risolse il problema firmando i suoi pezzi con il cognome del marito, mentre nell'ambito dell'ufficio firmava le sue relazioni Marisa Valle. Tuttavia, malgrado il suo stile professionale elitario, Marisa partecipava con entusiasmo a iniziative ritenute meritevoli di studio e di approfondimento. Per esempio, nel 1968 io ho avuto occasione di realizzare un lavoro in gruppo con lei e con altre colleghe che alcuni di voi ricordano, forse Elettra Fatarella, Elisa Lombardi ed Ernesta Rogers. Si trattava di una ricerca avente per oggetto un'analisi comparativa del materiale tecnico relativo a due gruppi di minori trattati in libertà assistita, rispettivamente nel 1957 e nel 1966, per valutare sia i cambiamenti nei contesti familiari e ambientali dei ragazzi, sia la modificazione eventuale degli interventi tecnici attuali dal servizio sociale. Ma veniamo a tempi più recenti. Con l'emanazione del DPR 616-77, che delega al governo l'attuazione del decentramento di varie competenze statali alle regioni e poi agli enti locali, al Ministero di Giustizia rimane solo il trattamento dei minori soggetti a misure penali e vengono trasferite ai comuni la competenza amministrativa, che non si realizza più con il collocamento dei minori nelle case di rieducazione, allora in via di chiusura, e la competenza civile, che riguarda l'esercizio della potestà genitoriale, la tutela dei minori in stato di abbandono oppure oggetto di contenziosi sulla custodia nei casi di separazione e di divorzio. E inoltre l'accertamento dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi. Erano questi, a parere di alcuni di noi, ovviamente di Marisa, i campi più articolati, complessi e coinvolgenti del nostro lavoro, e per poter continuare a svolgerlo un gruppo di assistenti sociali dell'ufficio di Roma, Marisa e noi comprese, fece domanda per passare al comune. Ma si è trattato anche di una scelta ideologica forte, fondata sulla convinzione dell'importanza dei servizi territoriali che andavano nascendo, più vicini alle richieste dei cittadini e non più accentrati e basati sul concetto di assistenza per categorie. Quella scelta fu estremamente impegnativa, vissuta non da tutte noi con lo stesso coinvolgimento emotivo, che andava dall'entusiasmo all'ansia profonda. Personalmente mi sembrava di passare da un bunker di cemento armato alle sabbie mobili e ho sentito tutta la fatica di staccarmi da un luogo familiare, direi paterno, verso una dimensione sconosciuta e priva di sicurezza. In Lucilla invece prevalse positivamente l'aspettativa di far parte di un gruppo del quale condivideva ideali e finalità. E così si è realizzata tra il 1979 e il 1989 l'esperienza di Piazza Santa Chiara. Si è trattato di una unità operativa del Comune di Roma come prima e temporanea applicazione del decentramento, che a posteriori si è rivelata un'esperienza esaltante per la possibilità di fondare da zero un servizio qualificato con ampi spazi di creatività e discrezionalità. Dopo di noi su domanda vi furono trasferite da autorità, dal Ministero, altre colleghe. E Marisa Pitaluga ovviamente fu scelta da noi come coordinatore del servizio.
e penso sia stata per lei una prova molto impegnativa, perché ha dovuto cimentarsi anche nell'impianto di un modello amministrativo gestionale, oltre che presentare ai vertici dell'amministrazione comunale il nostro modello culturale e professionale, e inoltre rassicurare la magistratura sul mantenimento degli standard qualitativi che erano patrimonio consolidato dell'ufficio ministeriale, omogeneizzare le prassi operative sia nostre che delle colleghe che si unirono a noi provenendo dagli enti allora in via di scioglimento, l'ONMI, l'Ente per la Protezione Morale del Fanciullo e l'UIAI. In questa nuova responsabilità Marisa ha deciso di puntare su alcuni parametri di eccellenza. Allora, la qualificazione di tutte le nuove assistenti sociali dell'ufficio per rispondere in modo omogeneo alle richieste del Tribunale per i minorenni, del giudice tutelare, della sezione del Tribunale Civile per le separazioni e i divorzi, ponendole sotto la guida di noi che avevamo una lunga esperienza nel campo. Poi la collaborazione teorico-pratica con questa università, aprendo l'ufficio ai tirocini degli allievi assistenti sociali. La promozione di seminari interprofessionali, cooptando assistenti sociali, psicologi clinici, neuropsichiatri infantili che operavano in qualificati servizi sociosanitari del territorio. Inoltre la produzione nel 1983 e nel 1986 di pubblicazioni su quelle innovative esperienze, pubblicazioni che comparvero come le prime di una collana dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Roma. Una di queste, relativa alle metodiche sull'adozione e l'affidamento, è stata frutto della collaborazione di Lucilla e della dottoressa Regina Persichetti, psicologa clinica presso il centro medico psicopedagogico dell'allora ASL RM6. E infine l'avvio di un laboratorio di supervisione da Marisa tenuto presso l'assessorato ai servizi sociali di via Merulana per gli assistenti sociali dell'ufficio di piazza Santa Chiara insieme a operatori di altri servizi comunali. A nostro avviso un tratto distintivo di Marisa era la grande generosità con cui offriva a chi lo desiderasse opportunità di crescita professionale, suggerendo letture, scoperte di testi di autori stranieri, occasioni di incontri, si diceva allora, sul territorio, per attuare sempre più un reale decentramento delle funzioni e prestazioni assistenziali. Ma nello stesso tempo era assai esigente nel pretendere non tanto impegno e costanza, o meglio, anche impegno e costanza, ma soprattutto curiosità intellettuale, disponibilità ad approfondire il rapporto teoria-prassi e a scrivere per arricchire la cultura professionale. Dopo 10 anni, tuttavia, tutte le nostre aspettative andarono deluse. Il Comune di Roma non aveva ancora provveduto al nostro inquadramento, che oltretutto si preannunciava penalizzante per il livello contrattuale da noi raggiunto al Ministero, e soprattutto si paventava uno smembramento dell'unità di piazza Santa Chiara con il trasferimento separato di ognuna di noi nei servizi circoscrizionali, senza garanzia di poter continuare la collaborazione con la magistratura per la quale avevamo lasciato il Ministero. Era il tempo in cui si teorizzava a gran voce sull'operatore unico, forse qualcuno di voi lo ricorda. A quel punto, mentre il nucleo che proveniva dal settore della giustizia, tra cui Lucilla e io, chiedeva e otteneva di rientrare al Ministero, che però ci collocava non più nel settore minorile, ma in quello penale degli adulti, quindi una vera e propria punizione, una nemesi. E Marisa rassegnò le dimissioni. 2 anni dopo, mentre io con altre colleghe frequentavo un corso di formazione per la carriera direttiva, le chiesi di preparare per noi una lezione sui modelli professionali e lei presentò in particolare il modello funzionale
come il più rispondente alle esigenze di aiuto controllo, così caratterizza anche il servizio sociale in ambito penitenziario. E del resto, anche in epoche precedenti, la sua capacità di sostenere ovunque e anche con un'oratoria efficacissima gli aspetti della nostra professione aveva avvicinato al servizio sociale la sensibilità e la disponibilità di diversi magistrati che, ricordo, parteciparono ai nostri incontri e convegni, tra l'altro per la presentazione di Aiuto e controllo nel servizio sociale, una ricerca a Roma, e l'ultimo libro di Marisa, La scoperta degli altri. Per finire, sia io che Lucilla siamo grati a Marisa per alcuni particolari motivi. Quando Lucilla le chiese di consigliarla se intraprendere lo studio per una seconda laurea, quella in psicologia, o per il corso Tavistock di approfondimento clinico, lei rispose: tutte e due insieme. E a me Marisa ha offerto l'opportunità di fare due esperienze lavorative estremamente formative, anche se dure e stressanti. La prima, come segretaria di redazione in un settimanale dell'Unione Donne Italiane, attività che ho svolto per 4 anni e mezzo in attesa che venisse approvata la legge per l'istituzione del ruolo presso il Ministero. E la seconda, dopo il pensionamento, nello staff di una struttura provinciale di accoglienza per bambini vittime di abusi e maltrattamenti. Ma soprattutto, dopo la scomparsa di Teresa Ossicini, Marisa, che già da tempo insegnava in questa università, ha proposto la mia candidatura per la docenza nel corso di laurea in servizio sociale che oggi ci ospita. E qualche anno dopo la stessa opportunità si è presentata per Lucilla. Ed è così che abbiamo potuto nuovamente lavorare con Marisa e apprezzare fino all'ultimo le sue doti. Grazie.